La prima cosa del tuffo è lo slancio verso l'alto. E allora ho cercato tra i romanzi se esisteva anche questo slancio iniziale. Per esempio, un giorno svegliandosi da sogni da incubo, Gregor Samsa si vide trasformato in un grande, immondo insetto. Ecco, uno dice, ma che partenza, mamma mia, è una partenza talmente alta e rischiosa, per cui uno dice, adesso come proseguirà uno scrittore che comincia così? La seconda parte del tuffo, che dopo la partenza si deve svolgere nell'aria. E questa parte del tuffo appunto deve essere fatta in modo da non far vedere, come ho detto prima, lo sforzo, deve essere molto armoniosa. È infatti un romanzo deve poter svolgere i suoi salti mortali, le sue capriole, con una armonia. E più grande è la perfezione del corpo nell'aria, migliore è il tuffo. E anche in un romanzo, lo svolgimento del romanzo, più perfetto è in ogni particolare, stavo dicendo anche nelle punte dei piedi, più il romanzo riesce ed è bello. Infine l'ultima parte del tuffo è l'entrata in acqua. L'entrata in acqua del tuffatore deve essere tagliente, come quella, non so, di un coltello che entra nell'acqua, cioè non deve fare spruzzi, non deve essere né troppo inclinato, deve essere perfetto. Ebbene, anche un romanzo deve chiudere, deve finire con quella stessa perfezione. Ecco, sono questi, diciamo così, i rapporti che possono stabilirsi tra la mia attività sportiva e il romanzo. Ma quando io facevo i tuffi tutto questo non lo sapevo, l'ho immaginato dopo.